E buonasera e benvenuto a Luca Argentero, protagonista della fiction Doc nelle tue mani, che domani, dopo una cavalcata trionfale, avrà la sua ultima puntata su Rai 1. Cioè, l'ultima puntata, giovedì scorso, ha avuto 8 milioni di spettatori. Ma che cos'è il fascino, anche se è casuale, la messa in onda in questo periodo così tragico? È il fascino del medico, il fascino... Che cosa, secondo lei, ha determinato questo successo, oltre sicuramente alla brillantezza della storia? Opla, ci tengo a dire che l'ultima puntata che viene, eccola qua, mi sono allontanato per vedere, mi scusi, mostro da dove è nata, per questa è una storia vera e questo è il libro di Pierdante Piccioni, un medico, con Pierangelo Sapegno, meno 12, perché questo signore ha avuto un incidente e ha perso 12 anni di memoria, realmente. Nella fiction gli hanno sparato, ma insomma i 12 anni se ne sono andati lo stesso. E allora, esatto. Ecco, no, diciamo, ci tenevo a dire che è l'ultima puntata solo di questa parte della stagione, perché noi, come tante produzioni, ci siamo interrotti poco prima di finire le riprese e quindi le altre quattro puntate andranno poi in autunno, quindi è un finale a metà di stagione. Mostriamo in anteprima una clip che andrà in onda domani sera, in cui il dottore va a trovare, canta una canzone alla figlia, una storia complicata, familiare, divisioni, insomma, una storia veramente complicata, e quindi questo padre vuole riconquistare la figlia. Vediamo. I treni passano come parole, che stazionano come a centrale, eppure non voglio fare a botte stanotte. È come confessare, viene da pensare, parlare forte, sfidare la sorte, le mie ossa rotte cascano solo per te. Solo per te. Lucia due pacchi di mint, baby, occhio alla gente Smith, parla e se parla, ti mette in trappola, poi ti manipola, baby, cosa ti aspetti da me, farai tutto per te, parla se parli, mi prende male, mi venga scarica. Basta. Devo continuare? Ma sei pazzo. Disastro. Veramente. Disastro come cantante e come padre. Però tutta questa cosa era per dirti che se hai bisogno di me io ci sono. Ho visto che Luca sorrideva probabilmente la puntata montata, non so se l'abbia vista ancora, no? Forse no, nemmeno. No, io non l'avevo ancora vista. Infatti. E questo è stato uno dei più grossi momenti di imbarazzo, perché io magari due battute in fila le riesco a dire, ma a cantare proprio non sono un granché. Ma il senso era proprio quello di raccontare. Senta, ho visto che l'empatia. Al momento di scegliere la facoltà universitaria lei ha detto non il medico, perché dover decidere la vita degli altri è una responsabilità troppo grossa. Infatti ho scelto il mestiere a più basso tasso di responsabilità che esista, qui al massimo la gente cambia canale, di sicuro non guarisce o non peggiora. Questa serie mi ha dato modo di capire ancora di più a che livello di responsabilità lavorano queste persone. Insomma, lei, dottore, è abituato a parlare con politici, con grandi medici, li avete ospiti questa sera. Tutte persone che sono abituate a prendere decisioni che condizionano la vita di molti. Io ho scelto di fare un mestiere privo di responsabilità. Beh, allora, senta, siccome lei sa per avere una bambina e con la sua compagna, l'attrice Cristina Marino, nella vostra casa in Umbria, dove nascerà questa bambina, beh, insomma, allora, auguri per questa nuova vita e questa nuova ripresa. Grazie davvero. E lì qualche responsabilità in più me la dovrò prendere.